Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Vincere aiuta a risollevare il morale, vincere aiuta a dimenticare le brutte sconfitte e vincere aiuta a ritrovare la parola. Sciolto definitivamente il silenzio stampa, ieri ha parlato il capitano Fabio Liverani, chiuso quindi il cerchio. Il derby sembra ormai un vecchio ricordo, un piccolo pensiero è sempre rivolto a quella disgraziata domenica, ma il cammino è ancora lungo e quindi non ci si può assolutamente fermare. Il Palermo cammina quindi, ha vinto a Firenze, ha convinto e adesso va a caccia di conferme. Due passi indietro, parlando della gara contro il Catania, uno analizzando la vittoria sulla Fiorentina e un passo avanti pensando al match di domenica prossima contro il Lecce. Sentiamo alcuni cenni della conferenza stampa di Fabio Liverani. Il derby è una partita a sé, quindi come sensazione, come dispiacere può rimanere internamente, poi ognuno questo la vive, però penso che sia giusto per una realtà come Palermo. È una squadra che vuole crescere, non fermarsi troppo su una partita così. Penso che la squadra ha giocato con grande voglia, determinazione. Insomma, è vero poi che comunque poi gli episodi come sono successi, sicuramente col Catania a sfavore, lì a Firenze oltre che meritavamo, però insomma andare in vantaggio e raddoppiare dopo pochi minuti sicuramente ti mette nella condizione migliore. Le insidie di Lecce sono le stesse che potevamo trovare a Firenze, le stesse che troveremo a Verona col Chievo. Da qui alla fine tutti hanno degli obiettivi e quindi automaticamente tutti rafforzeranno le forze. Ripresa degli allenamenti per il Palermo in vista del match domenica al Barbera contro il Lecce. Brutte notizie dall'infermeria per Roberto Guana. Il giocatore si è procurato la frattura della clavicola destra e la stagione per lui potrebbe essere già al capolinea. Budan ha invece proseguito il lavoro di condizionamento, mentre a scopo precauzionale Bresciano ha lavorato ancora senza palla. Differenziato programmato infine per Ameli e Simplicio, assente perché è impermesso il difensore Carrozzieri. L'unico obiettivo di quest'anno è preparare un'ottima squadra per la prossima stagione, con Ballardini in panchina che si deve amalgamare bene con la squadra per trovare un gioco, un blocco unico e per essere uniti in previsione dei prossimi anni. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Maurizio Zamperini ribadisce ancora una volta che il Palermo è progetto in divenire che si fonda sulla pietra angolare. Ballardini, sono molto contento per come sono andate le cose finora, ha detto il patrono rosanero. Io e Ballardini ci sentiamo almeno 2-3 volte a settimana e quando lui gioca è sempre d'accordo con me e soprattutto io con lui. Accolto dagli applausi di circa 200 tifosi nel pomeriggio, Gigi Decanio ha diretto il suo primo allenamento sul campo di Calimera. Decanio, allenatore del Lecce, ha fatto svolgere una partitella sul campo ridotto, nella quale ha cominciato a provare il modulo 3-5-2. Assente Cacia, fuori sede dopo l'operazione, è rimasto a riposo anche Giacomo Mazzi, mentre Papavaigo ed Esposito non si sono allenati per problemi muscolari. Al Barbera non ci sarà lo squalificato Ariatti. Quando si prende una squadra penultima in classifica è perché ci sono dei problemi, quindi io non mi nascondo e non sono Superman e non sono un mago, non ho la bacchetta magica per dire vado io e risolvo i problemi. Ho fiducia nelle mie capacità, ho fiducia tanta. Per tutte le altre notizie, stadio.it.